Buongiorno, oggi vediamo un'applicazione dei vasi comunicanti, il torchio idraulico o anche una gru o anche un martinetto. Sono applicazioni molto di uso molto comune. Prendiamo un principio fisico importante, il principio di Pascal. Una pressione esterna, quindi dall'esterno, che viene applicata ad un fluido racchiuso in un recipiente, si trasmette in ogni punto del fluido. Quindi abbiamo un recipiente e una forza da fuori, diciamo così, dall'esterno, che agisce. Ecco, la forza viene sparsa, diciamo così, distribuita in ogni direzione. Quindi questi manometri misureranno esattamente la stessa pressione. È come una vernice, Una vernice che colora ogni superficie che viene bagnata nello stesso modo e dello stesso colore. Vediamo qua contro le pareti, ma anche contro una superficie ideale che mettiamo all'interno di questo cilindro. Il torchio idraulico come funziona? Ma noi abbiamo una forza F1 che preme in questa direzione e verso, quindi la pressione, che è una forza esterna, come dicevamo, la pressione si sparge, si distribuisce dappertutto, in tutte le direzioni, anche verso questo pistone, che di conseguenza riceverà, se c'è una superficie, riceverà una forza. Quindi tutte le pressioni qua sono tutte della stessa intensità, ma nelle varie direzioni. Siccome la pressione è data da forza diviso superficie, anche nel punto 2, la forza nel punto 2 sarà, dividendola per la superficie 2, uguale alla stessa pressione. Okay? La forza che ricaviamo, la F2, sarà data dalla pressione che troviamo in tutto il fluido per A2, che è questa superficie qua. Quindi otteniamo una forza F2 che agisce sull'auto dal basso verso l'alto e quindi possiamo sollevare l'auto, ma con un vantaggio. Lo dimostriamo in questo esercizio. Esattamente in questo esercizio. Un torchio idraulico, una sezione A1 di 8 cm quadrati, deve sollevare un'auto di 1,2 tonnellate in un posto che ha una sezione A2 di 0,8 m quadrati. Ho semplicemente fatto le equivalenze dei dati a disposizione, tonnellate, chilogrammi. Ricordiamo che la pressione è data da F1 fratto A1 oppure F2 fratto A2 ed è sempre uguale, sempre P. Questo significa che se io metto i dati al posto di A1 metto l'area del punto 1, al posto di F2 metto la forza peso della mia automobile moltiplicata per G, al posto dell'area 2 metto il valore dell'area 2, mi accorgo che la forza F1 sufficiente a sollevare l'auto non è quella di una automobile che ovviamente ha una massa decisamente forte, quindi una forza peso decisamente alta, ma sarà, questa sarebbe la forza necessaria per sollevare l'auto, 14.000 newton, io la sollevo semplicemente con 12 newton di forza. Forse un po' estremo come esempio, però basterebbero 12 newton. 12 newton riesco ad alzare l'automobile. Il torchio idraulico è utilizzato, per esempio, dai gommisti. Loro spingono con la F1 in questo modo e con una superficie decisamente più grande sollevano l'automobile. O nelle gru, nelle ruspe, la leva viene tirata con una semplicissima forza F1, questo pistone di grande sezione spinge o tira e tira su la nostra pala. L'ascensore idraulico, c'è un motorino che spinge dell'olio e ottiene con una grande area il sollevamento dell'ascensore, ma ancora più fantastico è il sistema frenante di un'automobile. Io con una piccola forza spingo sul pedale, olio, 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 okay? Riesco ad ottenere con una superficie superiore una spinta verso le pinze
anzi le pastiglie che agiscono sul disco delle ruote per fare frenare la macchina. Il vantaggio di questo sistema qual è? È che io posso avere un tubo flessibile anziché una serie di aste di metallo molto molto rigide, e il tubo flessibile va dove voglio io, ok? Quindi trasmetto la forza nella direzione che a me serve.